Confonde un valente uomo con un bel detto la malvagia ipocrisia dei religiosi. Fu dunque, non è ancora gran tempo, nella nostra città un frate minore, inquisitore della eretica pravità, il quale come che molto si ingegnasse di parer santo e tenero amatore della cristiana fede, sì, come tutti fanno, era non meno buono investigatore di chi piena aveva la borsa che di chi discemo nella fede sentisse. Per la quale sollecitudine, per avventura, gli venne trovato un buono uomo assai più ricco di denar che di senno, al quale, non già per difetto di fede, ma semplicemente parlando, forse da vino o da soperchia letizia riscaldato, era venuto detto un dì a una sua brigata, se avere un vino sì buono che ne berrebbe Cristo. Il che... Essendo all'inquisitor rapportato, egli sentendo che i suoi poderi erano grandi e ben tirata la borsa, con Gladis et Fustibus impetuosissimamente corse a formargli un processo gravissimo addosso, avvisando non di ciò alleviamento di miscredenza nell'Onquisito, ma Empimento di fiorini nella sua mano ne dovesse procedere come fece. E fatto lo richiedere, lui domandò se vero fosse ciò che contro di lui era stato detto. Il buono uomo rispose del sì, e dissegli il modo: a che l'Onquisitor santissimo e divoto di San Giovanni Barbadoro, disse Dunque hai tu fatto Cristo bevitore e vago de vini solenni, come se egli fosse cinciglione o alcuno altro di voi bevitori, ebriachi e tavernieri. E ora, umilmente parlando, voglio mostrare questa cosa molto esser leggera. Ella non è come ella ti pare, tu n'hai meritato il fuoco quando noi vogliamo come dobbiamo verso te operare. E con queste e con altre parole assai col viso dell'arme, quasi costui fosse stato Epicuro negante l'eternità dell'anime, gli parlava e in breve tanto lo spaurì che il buono uomo, per certi mezzani, gli fece, con una buona quantità della grascia di San Giovanni Bocca d'Oro, unir le mani, la quale molto giova alle infermità delle pistilenziose avarizie dei cherici e specialmente de' frati minori che denari non osan toccare a ciò che egli dovesse verso lui misericordiosamente apparare la quale unzione sì come molto virtuosa avvegna che Galieno non ne parli in alcuna parte delle sue medicine sì e tanto adoperò che il fuoco minacciatogli di grazia si permutò in una croce e quasi al passaggio d'oltremare andar dovesse per far più bella bandiera, gialla gliela pose in sul nero. E oltre a questo, già ricevuti i denari, più giorni appresso di sé il sostenne, per penitenza dandogli che egli ogni mattina dovesse udire una messa in Santa Croce. E all'ora del mangiare davanti a lui presentarsi, e poi il rimanente del giorno quello che più gli piacesse potesse fare. Il che costui diligentemente facendo, avvenne una mattina tra l'altre, che egli udì alla messa uno evangelio, nel quale queste parole si cantavano. Voi riceverete per ogni cento e possederete la vita eterna, le quali esso nella memoria fermamente ritenne: e, secondo il comandamento, fattogli a ora di mangiare davanti all'Onquisitor venendo, il trovò desinare. Il quale l'onquisitor domandò se egli avesse la messa udita quella mattina. Al quale esso prestamente rispose messer sì a cui l'onquisitor disse udistu in quella cosa niuna della quale tu dubiti o vogliene dimandare. Certo rispose il buon uomo di niuna cosa che io udissi dubito anzi tutte per fermo le credo vere. Udidne io bene alcuna che m'ha fatto e fa avere di voi e degli altri vostri frati grandissima compassione, pensando al malvagio stato che voi di là nell'altra vita dovrete avere. Disse allora l'inquisitore. E quale fu quella parola che t'ha mosso a aver questa compassione di noi? Il buono uomo rispose: Messere, ella fu quella parola dell'Evangelio, la quale dice: Voi riceverete per ognun cento. L'inquisitor disse: Questo è vero, ma perché t'ha perciò questa parola commosso? Messer rispose il buon uomo Io vel dirò Poiché io usai qui ho io ogni di veduto dar qui di fuori a molta povera gente quando una e quando due grandissime caldaie di broda la quale a frati di questo convento e a voi si toglie sì, come soperchia davanti, perché, se per ognuna cento ve ne fieno rendute, di là voi n'avrete tanta che voi dentro tutti vi dovrete affogare. Come che gli altri che alla tavola dell'inquisitore erano tutti ridessono, l'Onquisitor sentendo trafiggere la lor brodaiola ipocrisia tutto si turbò e se non fosse che biasimo portava di quello che fatto avea, un altro processo gli avrebbe addosso fatto perciò che con ridevol motto lui e gli altri poltroni aveva morsi e per bizzarria gli comandò che quello che più gli piacesse facesse, senza più davanti venirgli.